Nerolesi, Gianluca Lofaso e Susi Barroso erano a bordo dell'aereo dell'Ethiopian Airlines dirottato dal copilota. L'aereo è atterrato a Ginevra e ora i due pinerolesi stanno rientrando. Il Boeing 676 era decollato ieri sera da Addis Abeba ed era diretto a Roma, ma mentre stava sorvolando il Sudan è stato dirottato verso Ginevra. Le porte sono blindate, come voi sapete, dopo la 11 settembre. Non c'è più modo di rientrare. Come ha fatto scendere le maschere, ma era una, diciamo, una cosa, una distrazione. L'aeroplano non ha nessun problema, non ha mai avuto nessun problema di pressurizzazione. Tant'è vero che le persone che avevano la maschera e non funzionava, erano benissimo. Ha creato questa messa in scena per dirottare l'aereo, adesso attualmente siamo a Ginevra, nessuno sa il motivo, non lo sappiamo, avrà parlato per radio con mezzo mondo, la polizia di Ginevra è informata, stanno aspettando, diventa anche un problema, diciamo, politico, un aeroplano straniero che atterra in Svizzera, nessuno lo sa. Per cui molto probabilmente i tempi non saranno così corti. Loro sono qui fuori, l'aeroplano non riparte più, è in sicurezza. Il pilota è ancora chiuso dentro, ma non è armato, per cui i rischi non se ne corrono più. Ci vuole solo un po' di pazienza che i svizzeri si decidano ad avvicinarsi con le scale per farvi scendere. Dopodiché, suppongo, ma la cosa sarà lunga perché qui noi non abbiamo assistenza, albergo e volo per Roma e chi per Milano. Questo per adesso è quello che vi posso dire. Io ho fatto tutto il volo veramente qui davanti perché non mi potevo muovere, altrimenti lui ha dichiarato che avrebbe fatto cadere l'aereo.